A Murata non si ricorda un bomber del genere nemmeno ai tempi di Gilberto Gasperoni, Luigi e Cristian Protti o dello stesso Conde Agostini. Eric Fedeli sta annientando tutti i record con la tripletta alla Virtus e pallone a casa. Ha raggiunto quota 15 in 12 partite, un trascinatore sotto tutti i punti di vista, il numero 10 bianconero. Ma andiamo con ordine e Baschetti a portare in vantaggio il Murata. Dopo nemmeno un minuto la squadra del tecnico Achille Fabbri raddoppia con l'attaccante Principe. Al quarto d'ora un gol che si commenta da solo. Sembrava tutto in discesa per i bianconeri, ma la Virtus ha l'energia per riaprirla al tramonto di primo tempo con Angeli. L'attaccante neroverde sfrutta un errore di Samba. Dagli spogliatoi esce una Virtus con il sangue agli occhi e un Murata probabilmente convinto di poter gestire il vantaggio. Così non è, perché la formazione di Bizzotto mette a segno un 1-2 da KO firmato Battistini Brigliadori, tutto in 10 minuti 7 e 17, quando il Murata perde anche Tomassini, espulso, bianconeri in 10, rimontati e sorpassati. L'ago della bilancia pende tutto verso Acquaviva e probabilmente in pochissimi pensavano ad un altro incredibile ribaltone. Il finale da cardiopalma con il fuoriclasse per il campionato sammarinese Eric Fedeli. Suo il timbro sul pareggio al minuto 39. Sua la ripartenza che lo porta a rovesciare nuovamente la partita. In pieno recupero, triplo Fedeli e Murata si coccola un giocatore in grado di fare la differenza come non si vedeva da anni a Montecchio. Murata batte Virtus 4-3.